Sono Paola Di Nicola, docente di sociologia della famiglia presso l'Università degli Studi di Verona e dirigo da molti anni il master in mediazione familiare. Il master in mediazione familiare nasce per rispondere a un bisogno crescente, vale a dire al bisogno di favorire all'interno di una coppia che presenta livelli elevatissimi di conflitto coniugale, arrivare ad una mediazione, cioè trovare un accordo condiviso e accettato circa la gestione dei figli. La mediazione familiare infatti coinvolge esclusivamente coppie in crisi con figli che hanno già maturato l'idea di separarsi. Faccio questa precisazione per dire che il mediatore familiare non è uno psicoterapeuta, né è un consulente che fa terapia di coppia per risolvere il conflitto, ma parte da un dato di fatto. Il conflitto c'è, le coppie spesso hanno già fatto domanda di separazione, ma non trovano un accordo sulla gestione dei figli. Il mediatore interviene in questa fase e l'obiettivo è appunto quello di aiutare la coppia a maturare in maniera, per così dire, spontanea, ma non casuale, un accordo che sia condiviso, vale a dire che possa poi essere mantenuto e rispettato nel tempo. Il master di mediazione familiare ha un'impostazione fortemente operativa, nel senso che dopo alcune lezioni di tipo teorico, tese a inquadrare quelle che sono le ragioni del conflitto coniugale e indagare quelle che sono le problematiche anche psicologiche delle relazioni di conflitto, in realtà, dopo questa prima parte, si sviluppa un percorso di approfondimento, durante il quale agli allievi vengono forniti tutti gli strumenti per poter gestire un processo di mediazione che ha un tempo definito. Si prevedono circa 10 incontri e alla fine di questi 10 incontri, se la coppia è stata collaborativa e se il mediatore familiare è stato diciamo all'altezza del compito, è in grado di risolvere, di dare gli strumenti, il caso viene considerato concluso. Per questo motivo lezioni non sono soltanto lezioni puramente frontali di tipo accademico, ma diciamo l'80% della didattica è fatta da mediatori familiari professionisti che quindi all'interno del master portano anche quelle che sono le loro esperienze professionali concrete, per cui le simulazioni non sono mai fatte su dei casi astratti, ma sono sempre fatte su dei casi che concretamente si sono presentati.